Un pari in trasferta per la Virtus Lanciano, caparbia a passare in vantaggio contro una delle squadre più in forma del torneo, la Virtus Entella di Alfredo Aglietti. Albero di Natale tattico per Roberto D'Aversa, che affida il presidio offensivo a Padovan con Piccolo e Zedoardo a supportarlo in fase offensiva e all'occorrenza ripiegare a metà campo. A centrocampo confermato il sempre verde Vastola, mentre tra i pali c'è ancora Angelo Gasadei. Per il resto non cambia nulla, con i due pezzi pregiati, Amente e Ferrari, ancora out per problemi fisici. Aglietti invece preferisce Aniello Cutolo dall'inizio a Costa Ferreira, fischia a Battista di Molfetta. Avvio deciso dei padroni di casa, al terzo subito una girata di Caputo dal limite dell'area, ma para Casadei a terra. Al settimo triangolazione stretta con Cutolo che conclude dal limite, ma anche in questo caso la sfera è alta. Cutolo supera anche Mammarella nell'azione successiva e costringe il capitano frentano al fallo e a Battista a mostrargli il primo giallo della contesa. Si rivede il Lanciano con Vastola, che però non inquadra lo specchio della porta, preludio però alla rete che arriva al minuto 28. Recupero di palla dei rossoneri, palla per Di Cecco a Padovan che conclude a rete, para Jacobucci e respinge, ma nulla può il portiere ligure sul tapin vincente del numero 24 rossonero. Dunque 1-0 per i frentani, ma l'Entella non ci sta e cerca subito la via del pari. Ne ha anche l'occasione propizia con il sempre presente Cutolo, ben servito da Belli in area di rigore, ma non è preciso. Si rivedono i frentani, calcio di punizione di Mammarella dai 25 metri, ma la palla non inquadra lo specchio della porta. Al 41esimo è colossale la palla del pari fallita dalla Virtus Entella, lancio lunghissimo superato anche Michele Rigione sul rimbalzo, palla che arriva ancora una volta a Cutolo che senza pensarci su due volte spara a rete, ma la traversa salva Casadei e la Virtus Lanciano. Ad avvio di ripresa subito una bella azione virtussina che però non ha esiti positivi, la Virtus prova però a chiudere la gara affidandosi ancora una volta a una bordata di Piccolo da fuori aria, ma Jacobucci si salva in corner. Al minuto 22 però arriva il pari, intervento scomposto di Mammarella su Caputo, calcio di rigore ed esecuzione affidata proprio all'ex attaccante del Bari che fa 1-1. Esce Padovan e di fatto il Lanciano giocherà gli ultimi 20 minuti di gara senza un punto di riferimento di ruolo in avanti. Un punto dunque che muove la classifica, ma ad un terzo del campionato archiviato e con solo due vittorie finora totalizzate, i tre punti almeno in casa diventano basilari e non più posticipabili per il discorso salvezza. E anche e soprattutto un discorso attivo sul calcio mercato sin da ora è quantomeno obbligatorio da farsi.